Sì, per quanto riguarda i pensieri del giorno, innanzitutto oggi c'è una partita molto importante per quanto riguarda il mio Napoli calcio, Napoli-Inter, praticamente tra 3 ore, ma quando praticamente caricherò il report, la partita già si sarà giocata. È una partita che può valere il sorpasso al primo posto, possiamo andare al primo posto, 2 punti sopra l'Inter che attualmente è al primo posto di 1 punto sopra noi. E sarebbe anche meritato per quello che abbiamo dimostrato fino a qualche mese fa, quando poi abbiamo avuto degli infortuni pesanti per il Covid, parecchi giocatori sono stati fuori per il Covid, abbiamo perso diversi punti, ma devo dire che in questo 2022 praticamente abbiamo vinto tutte le partite tranne una con un pareggio, e quindi la giustizia, che secondo me non esiste, però in questo caso sta venendo fuori, così come anche la fortuna, direi. E ci, che ci hanno assistito, ci stanno assistendo, e quindi se ci assisteranno anche stasera faranno sì che vinceremo. Ovviamente confido anche nel suo numero che uscirà al Today's Number Is per il risultato, vedremo un po'. Sì, vorrei dire altre cose, ma non so se ho tempo sul Napoli, eccetera. Ma comunque, casomai fate riferimento sempre alla descrizione perché forse aggiungo altre cose. Poi volevo ringraziare Mr. Lynch per questo giorno 1 dei Weekend Projects, tutto il discorso sul Funwork Train, diciamo, bellissimo discorso, come dico sempre, e quindi ricambio la fortuna per i suoi di progetti, così come quelli di tutti gli altri, qualora li hanno. Buono. Un'altra cosa sull'importanza del mese di febbraio, di cui già ho parlato praticamente nel video in cui ho mostrato il presunto sosia di David Lynch o di Gordon Cole, cioè il fatto che a febbraio, oltre a tutte quelle date di cui ho parlato, il compleanno di mia nonna materna il 6 febbraio, di mia madre il 7 febbraio, di Laura Dern il 10, di Kyle MacLachlan il 22, di Richard Bemer il 20, e poi oltre al fatto che anche quest'anno è anche carnevale a febbraio, fine febbraio, primo marzo, e anche febbraio è anche il mese dell'anniversario della mia laurea magistrale, cioè il 19 febbraio. Quindi 19 febbraio farò 2 anni dalla mia laurea magistrale in filosofia e forse metterò anche un breve video che ho filmato appunto 2 anni fa in cui discuto la mia tesi di laurea. Anche se non so se ce l'ho veramente conservato, ma comunque almeno una foto di copertina in quel video poi che caricherò, penso che lo metterò. Have a great day!